La bruciante eliminazione al primo turno della Coppa Italia di Lega Pro, la terza in tre stagioni, non priva di qualche situazione tecnica da analizzare, porta l'Audacio Cerignola all'esordio in campionato di venerdì sera in trasferta per la prima volta in terra piemontese. Avversario è la Newve Next Generation, per intenderci la seconda squadra della blasonata formazione che milita in massima serie, già in testa alla classifica dopo la prima giornata, insieme a Verona, Lazio e Atalanta. Una gara già decisa in anticipo da due aspetti. La prima, la storica curva 1984 del sodalizio gialloblu, che non seguirà i propri beniamini. Società blasonate e falcoltose creano questi surrogati di squadre, dicono senza storia né passione e soprattutto senza tifosi al seguito. Questo è uno sport popolare che vive di tradizioni e provincialismi. Coerenti alla nostra mentalità, non andremo in trasferta. Parole su cui il lettore potrà farsi un'idea e anche l'ascoltatore. A poche ore dalla prima di campionato, il sodalizio gialloblu ha fatto sapere che è arrivato con contratto fino al 2027 l'attaccante Salvemini e dovrebbe essere, salvo sorprese, la new entry dell'esordio a Biella. Fischio d'avvio venerdì alle 20:45.